Buongiorno Presidente. Buongiorno. Sperimentiamo qualcosina stamattina. Fuori fa caldo nel nostro bunker sotterraneo. Temperatura costante, 18 gradi, quindi si sta bene. Stiamo preparando i due travetti, ci andiamo a divertire. Ignoranti. Alle pettinesse. Abbiamo fatto uno scorrevole da provare. E non stiamo facendo un classico. Lo standard. Standard, due anni. Quindi vediamo subito tra 0,26. 0,26. Sto facendo un'asse alternativa. Con una treccina subito sotto. Non necessaria, ma giusto per far qualcosa in più. Ecco. E niente. Insomma, è una cosa simpatica. Sì, non serve a niente. Tecnicamente è giusto che dobbiamo perdere un po' di tempo in più, infatti con questi diametri poi asola, quindi trave da un metro, oh. Una piccola collanina con pepperine di vetro, girelle inox del numero 24. Questo lavoro che si devono far seduti, vabbè. Anche perché faccio ombra. Perlina, girella, perlina, perlina, girella. Naturalmente stiamo rifacendo i travi per andare a pescare le pettinesse. In questo periodo da noi non si pesca altro che qualche sgombretto o sauro col sabichi e a terra con lo scarroccio, pesci pettine, qualche tracina, qualche triglia, qualche rombetto. Può capitare una soglioletta, naturalmente. Anche la gallinella è capitata. Sì, tutto da rilascio, tranne le tracce, ma la prossima volta, che erano di misura oltre i 20 centimetri, diciamo, siccome fuori fa caldo, una bella zuppetta di tracce non guasta. Anche perché ci prendono per pazzi che lasciano le tracce. C'è gente che le adora. Senza far nulla. Senza far nulla. E niente, quindi conetto, classico trave, qualche moschettone, girelle moschettone, naturalmente di dimensioni ridotte, questo dovrebbe essere numero 10, non ricordo, sono 12, ah. Numero 10, sì, no, la bustina è della numero 8, era sono mista. Classico nudo. Usate le forbicine, perché poi quando andate al dentista ride lui. Che perfezione. Chi come noi ha le dita ultra slim, questi sono lavori perfetti. Ingolliamo a terra e ingolliamo più o meno al centro, okay. Io lo farei anche più vicino, perché fare il braccio lì fortissimo per stare sul fondo il più possibile ed evitare boghe, questi pesci, le menole, pesci di disturbo che noi vorremmo pescare solo le pettinesse, diciamo, su fondali bassissimi. Noi partiamo dai 3, arriviamo massimo ai 6 metri. Diciamo, abbiamo dato il cambio alle seppie. Colla. Soprattutto visto che qualcuno ci ha scritto, che ha richiesto, facciamo vedere, insomma, un trave semplice,
soprattutto quando ci sono i pesci. Infatti, quello è la cosa fondamentale, il riscontro l'abbiamo avuto nella scorsa pescata, è il diametro. Essendo pescate fatte di giorno, andare sottile 0,16, perché già con un 25 le catture diminuiscono. Qua useremo dei braccioli da 10, massimo 15 centimetri. Ecco perché li vedete a 25 centimetri. Proprio per rimanere sul fondo il più possibile. Piombi da 30 grammi, 20, massimo 50. E voilà. Ovviamente questo è un traver, l'abbiamo fatto da un metro, ma sapete, correggimi se sbaglio, potrebbe essere anche fatto da 70 centimetri. Sì. Per comodità facciamo l'unità di misura un metro. Quindi qua andiamo a mettere i braccioli dello 0,16. 16, 18, poi naturalmente se c'è corrente possiamo mettere 22, anche il 35, e nessuno ce lo vieta. Gli ami utilizziamo sempre e comunque degli Aberdeen. Quindi questo amo il numero 14 serie. Questa è la N1000 di Colmich, gambo lungo tipo Aberdeen. Trave finito, poi due ametti 10 centimetri. Forse questo è un po' più lungo, 10-15. Sì, vabbè. Bene, e questo è tutto. Questo possiamo tornare a pesca. Ok ragazzi, un saluto. Un saluto agli amici di Lucania Fishing TV, come sempre grazie che ci seguite. Noi ogni tanto ci dilettiamo a realizzare qualche travetto. In questo caso è un travetto, chiamiamolo ignorante, ma funzionale, anche perché andremo a pescare pettinesse per la maggiore questo periodo. Qualsiasi cosa scriveteci e rispondiamo sempre. Rispondiamo sempre a disposizione. Sempre a disposizione. A noi ci piace condividere tutto, anche non era in previsione questo video, ma infatti, alla fine può sempre tornare utile a qualcuno. Ancora, grazie. Un saluto, buon mare a tutti e buona estate soprattutto.